Assalamu alaikum, fratelli e sorelle, rieccoci qua. Oggi vi farò vedere un video molto interessante che appunto parlerà della discesa e del ritorno di Gesù, perché appunto noi musulmani crediamo che Gesù è ancora vivo, non è morto in croce, ma è stato appunto sostituito da Allah, subhanahu wa ta'ala, è sostituito con un altro uomo. E quindi quell'altro uomo è stato crocifisso e non Gesù. Quindi Gesù è ancora vivo e ritornerà da noi, inshallah. Io ho trovato appunto un video molto interessante che spiegherà cosa succederà al ritorno di Gesù e come arriverà. Quindi guardiamo insieme. Isa, the son of Mary, will descend. How will he descend, Ya Rasul? His hand will be on the wings of two angels. He will be covered in two garbs, both tinged slightly yellow. Beige, mahrudatayni, wadi'un kaffayhi ala ajnihati malakayni. Where, Ya Rasul? Inda manarati bayda'a sharqiyya Dimashq. Next to the white minaret at the eastern side of Damascus. And subhanallah, at the eastern door of Damascus, there is a white minaret. And there is the other one of the Umayyad Mosque. Both white minarets. They didn't exist at the time of the Rasul. But now it is there. So Isa will come down in that place. Then he will make his way towards Baytul Maqdis or Jabal al-Tur. And the ahadith say, the Muslims at this stage are thinking what to do. So eventually they come to this consensus, listen, we can't sit here forever. Let's get out and meet them face to face. So they make this decision at night that tomorrow we will open the doors and go and take this on head on. And Fajr comes. Fajr comes, Salat of Fajr. And the Adhan is given and the lines stand up and Iqama is given. And then Subhan al-Khaliq, the day or the area goes dark. The area, and the Hadith says, so that a man cannot see his hand. It will go dark. And then when light comes back, they see in Isa is amidst them. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, he will lower his head and you will see like moisture on it, as though his hair is wet, but it isn't wet. And when he lifts it, beads roll down his head like liquid, like pearls, and they scatter. And he comes to the Salat of Fajr. And the Prophet says, what will be your situation when Isa, the son of Mary, comes amidst you? Wa imamukum minkum. And your imam is amidst you. The imam is there. Isa alayhi salam. What will be your situation? So listen, the iqama is given and he notices that Isa alayhi salam comes. So he says, Ta'ala, salli bina. Come, lead us in salah. So in one qawl, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, Isa alayhi salam will put his hand between the shoulders of the Mahdi and say, بعضكم أمراء بعض تكرمت الله لهذه الأمة. This is the honor that Allah رب العزة has given this nation. You will lead each other. So Isa will lead behind, I mean will pray behind the Mahdi for this salah. For this salah. And the qawl of the Ahlul Ilm is, and in another narration he says, the Iqama was given for you, so lead the salah. And then when the salah is finished, and the people are ready, do you understand? They were ready before Isa now for this challenge. That is why when you reach a level, Allah Rabbul Izzah will give you its solution. So he says, open the door. So the doors open. And from afar, the Dajjal sees Isa alayhi salam. The false Messiah sees the real Messiah. And
The hadith says he starts to melt like salt and water, dissolve like salt and water. And he runs, and Isa alayhi salam chases him. And calling, he says, it is written that I owe you one strike. I owe you one hit, and that will come. So he catches him in the Bab al-Lud in Palestine. And in that place, in one narration with a lance and another one with a sword, Isa alayhi salam will strike and show the blood of the Dajjal in his sword. And the hadith says, had he were not to strike, the man would have melted to death. And the Dajjal and the battle with the Dajjal will be finished. And the Muslims have gone through a colossal test. And Isa alayhi salam will come to them and rub their faces out of mercy and kindness and give them the bushara. This is your place in Jannah. This is your place in Jannah. And as this calamity of the Dajjal has just finished, Allah Rabbul Izzah will inspire Isa alayhi salam that, O Isa, another of my creatures is about to come out, and no power on the face of this earth will withstand them and outstand them. Mashallah, questo video è veramente molto 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 bello, perché appunto descrive esattamente cosa succederà quando ritornerà Gesù. Cioè addirittura il profeta sallallahu alaihi wasallam proprio descrive proprio l'arrivo di Gesù, appunto vestito di beige, poggiato su due ali di due angeli, e arriverà direttamente sulla nostra terra. Ed è una cosa favolosa. Mashallah, questa è veramente una rivelazione che il profeta poteva fare per noi. È proprio, cioè, quello che vorrei dire, come faceva a sapere il profeta sallallahu alaihi wasallam di tutto questo? Lui ha detto tutto, lui ha riportato tutto a noi riguardo a questo evento che succederà. Proprio che Gesù arriverà nella città di Damasco, proprio vicino il Marinetto Bianco, che è una moschea che è stata costruita 700 anni dopo la morte del profeta. Quindi, cioè, come faceva a sapere tutto questo? Questa città non esisteva neanche, e nemmeno questa moschea esisteva. Quindi è veramente questa una rivelazione che dobbiamo assolutamente credere alle parole del nostro profeta, perché sono rivelazioni molto importanti da cui dobbiamo credere, perché veramente è una cosa straordinaria. Io appunto, diciamo, come riassunto di quello che ha parlato il video, volevo appunto dire che Gesù arriverà da noi appunto per liberare la terra da questo male, che per noi, diciamo, noi lo chiamiamo Dajjal, ma per i cristiani viene chiamato l'anticristo. Per noi musulmani è colui che porterà il male nella nostra terra, e che si scioglierà come il sale nell'acqua quando vedrà il viso di Gesù. Quindi lui, diciamo, la missione di Gesù appunto sarà appunto di uccidere il Dajjal sulla nostra terra. Quindi inoltre appunto il video cita che Gesù, quando arriverà, sarà lui che guiderà la preghiera su questa moschea, e i credenti stanno aspettando la Salah. Ovviamente ci sono tante diciamo rivelazioni che sono state dette. Chi dice che sarà il Fajr, chi sarà un'altra preghiera, però comunque sia Gesù arriverà in questa moschea e ne sarà proprio lui a guidarli. Quindi anche questa è ancora una seconda rivelazione che dobbiamo rafforzare la nostra fede nel credere nel nostro profeta, nel credere nell'Islam, nel credere alla parola di Allah, perché comunque tutto quello che ha detto sarà comunque prova di quello che succederà dopo. Ecco, poi inoltre appunto Allah, diciamo per chiudere,
Un'altra missione che gli darà appunto a Gesù sarà appunto di portare i credenti nel Monte Tor, perché appunto in quel momento arriveranno un gruppo di persone che saranno divisi in due, non sono alieni, non sono mostri, ma saranno persone umane come a noi, ma semplicemente che saranno coloro che distruggeranno la terra, non solo la terra, ma vorranno anche distruggere ciò che c'è nel nostro cielo. E appunto questi qua sono degli umani che sono fermi e bloccati da una barriera tra due montagne, il quale ogni giorno cercano di scavalcarlo. Appunto poi succederà un giorno che uno di loro dirà: Inshallah scavalcheremo, e così fu che scavalcheranno, e che solamente un vermicello, che questo vermicello comunque a quanto pare si trova nel naso del cammello, sarà proprio lui che distruggerà questi umani che si chiamano Wajuju Majuju, e che comunque poi gli angeli prenderanno i loro corpi e li porteranno via. Quindi questo, diciamo, che è il riassunto di quello che ha detto il video, di quello che dobbiamo assolutamente sapere tutti noi. E quindi io con questo concludo, spero che avete capito tutto, che è stato molto interessante, spero anche per voi questo video, e anche per chi comunque si è convertito e non sa di questa storia, spero che anche per voi è molto utile. Io spero di vederci presto. Assalamu alaikum.